Israele lancia un'importante operazione in Cisgiordania, aprendo di fatto un terzo fronte oltre a Gaza e a quello settentrionale contro gli Hezbollah. I media locali e dello Stato ebraico hanno riferito di un'operazione antiterrorismo su vasta scala delle forze di Tel Aviv. L'obiettivo sarebbe quello di colpire la rete terroristica che ha pianificato e diretto il fallito attentato della scorsa settimana a Tel Aviv. Il bilancio parziale di 10 palestinesi uccisi. La rotta la tracciata questa mattina il ministro degli esteri: dobbiamo affrontare la minaccia del terrorismo allo stesso modo in cui affrontiamo l'infrastruttura del terrorismo a Gaza. È una guerra in tutti i sensi e dobbiamo vincerla. Le reazioni. L'ANP parla di una escalation che porterà risultati terribili e pericolosi. Hamas accusa l'IDF di voler allargare la guerra. Fatah, la fazione palestinese al potere nell'area, ha dichiarato che la sua ala militare sta prendendo parte ai combattimenti, facendo anche esplodere bombe contro le truppe di Tel Aviv.